Ragazzi, ancora qua Uncharted 4, quinto capitolo. Eh sì, abbiamo finito qua dove la gente ci urlava addosso e abbiamo ricominciato dove la gente ci urla ancora addosso. Dobbiamo, ora non siamo Nathan, ma siamo Sam in un flashback dove l'hanno richiuso di nuovo. E sì, stiamo scappando e hanno mangiato le guardie in modo veloce anche. Pedazzo Mamma del mia, potere della adesso bellezza. non capisco un L'unica cazzo dello salvezza di spagnolo, l'ho già Vincenzo. detto. Che Cazzo. cazzo? Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo Sì, un favore al mondo. sono sadici, ma Vieni. Ti potete anche fare più sedere. piano, no? Sì, prendila però. Oh, finalmente si spara, che Tu cavolo. ti ricordi come si usa? Ma dai. Mi tornerà in mente. Sì, mi Avrò tutto tornerà las in tuas mente, ma muertas. che cazzo, Ecco. dai. Sappiamo Se lo tutti che fai, sai usarla meglio di scoppierà prima. una cazzo di rivolta. Esatto. È per questo che lo facciamo. Pagalo. Stai vicino, Sam. Dobbiamo affrontare le guardie o i prigionieri? Avanti, le guardie. Ah, nei prigionieri. E come si ricarica, non mi dico sempre. Guardie. Ma andiamo. Eh sì, verrà fuori un bel casino. Casino, era lui. Ecco, uno in fondo, morta. E mi sa che ne aveva sfuggito qualcuno. È nostro alleato. O cosa? Ma adesso mi accorgo di munizioni. Oh, almeno qua ti mettono il simbolo della munizione. Ok, faccio un po' schifo a sparare, l'avrete notato. Cazzo, granata. Oh, vabbè. Incendiario. Meglio che andiamo avanti perché ci siamo persi qualcosa. Non distingo i prigionieri dalle guardie. Ma dai, non so. No, non è che stavo di fare lo scoperto per non fare. Che tangente. Ah, però, vuole aiuto. Sì, ma sto qua non mi mitra, io ho la pistola, che cazzo. Voglio stare coperto per un po'. L'ho ucciso la cieca, oh! Sono meglio di quanto mi aspettavo. Ma faccio schifo Piano, perché non li sta ammazzo funzionando, neanche vedi? per Lo sbaglio. vedo. Quindi mitra? Ah, bene, bene. Ok, E mitra adesso? finalmente. Estamos en posición. ¿Están listos? Sì, busquen donde cubrirte. Adesso. Samuel, Sto nasconditi aspettando. dietro qualcosa. Ecco. Cosa? Perché? Ah, però. Fallo e basta. Porca Stai puttana. bene? Sì, sto bene. Questa è una bomba. Estamos bien. Oh, si va finalmente. Giusto il gringo? Mi ero stancato di fare quella. Che cazzo? Dai, dai, che cazzo ci stanno facendo? Quello. Non è che ci sta per esplodere qualcosa dietro di noi? Oh, Ora o sì. mai. Via, via, via. Ora mai più. Dai, 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 spara lì, che cazzo. Forza. Sì. Grazie. Per le scale. Andiamo. Li copriamo. Questa. Porco schifo. Morto. Andiamo. Andiamo, andiamo. Questa qua non sono esperto nelle armi. E sì, dopo. Meglio, meglio. Dove sono? Dove sono? Questo lì va? Uno è andato. Quella sta scappando. Ma è andata, vai. Quella si spinge da sempre. Morta. Morta di quella. Che cavolo, la pistola non è. Eccola qua. Siamo una pistola in una. Usiamo le pistole in una cosa con l'intra. Stiamo bene. Samuel, al riparo. Ancora, basta. Dai. Samuel,
un minuto saremo liberi o morti. Te la senti? È meglio morto che stai cazzo. Che si va per la mira. Meglio fare. Carica. Non ho più munizioni. Ci stanno fottendo. Non è una bella scelta, non è un'ottima scelta usare la pistola. Devo beccare in testa, se no. Cazzo, cosa facciamo qua? Oh, è 18, dai. Ci abbiamo le vuote munizioni. Bene. Lo so di stare indietro. E dai, fallo esplodere. Ok, andiamo. Ma se ti aspettavi l'esplosione, cosa vuoi? Spero sia meglio, stiamo tra qua. Dove sono andati? Oh, io giro a vuoto. Ma sì. Devo scavalcare, no, pensavo che fosse... No, la carretta no, ecco. Sì, ma la torretta, che cavolo. Ah, il cazzo. Ma la torretta basta larga. Dobbiamo stare lì qua. Io sparo a cazzo, sì, non me l'aspettavo. Non sai giocato, il cazzo sta riparato. Ah, bene, qua siamo andati bene. Non c'era più. Bene, dai, possiamo andare. Allora ora che aspettassi. Sì, quello che sto aspettando. Uncharted, il classico gioco dove ti... Cioè, da un secondo all'altro... Ecco, esatto, è quello che vi stavo parlando. Da un secondo all'altro può esplodere qualcosa e viene fuori un casino. Inimmaginabile. E chi se ne frega, lascia di fare andare. Stesso punto, stesso proprio dell'altra volta. Eccoli qua. Spero siano di proiettili. Oh, finalmente usciti da sta prigione del cazzo. Ora scommetto che dovrei essere in debito a vita, giusto? Acqua. Tieni, Samuel, vedi. Oh, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Ho detto che non ho sette. Grazie. Sì, vabbè. Se scopro allora, che lei è avvelenata, ti ammazzo, eh. Che vuol fare Samuel Drake? Tornare da suo fratello, magari? Farmi un bagno. Ok. Dormire in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Tutti bisogna infermare, mio fratello. Ecco questo qua. Dicevo questo io. Sì, certo. Buon inizio, ma... Quindi? Quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di... Adesso lui lo vuole una fetta, cioè 99,99%. So. Tornato negli Stati Uniti, riprendo le ricerche. Quanto? Che ti frega, oh? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto mio tesoro, non tuo. Sì, certo, ok, ma senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X. Ma io tengo, se ce l'avesse fatto? E non l'hai trovato? Ok. Ascolta. Adesso ti spa. Aspetta un attimo. Ehi, fermo! Sì, ci sono andato vicino. Parecchio vicino. Tu mi gusti, Samuel. Ma mi faccio adesso. Ti ho creduto. E hai fatto male, ecco, perché tu sia che. Posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un po'. Quello che dici sempre agli agenti delle imposte, no? Vedi. Il problema posso trovare i soldi, ma e troverò. E col tempo li troverò. Quando si illumina la mia cabeza. Intanto scappi per il Messico. Ecco, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Sì, e quando? Quanto? E quando? Che cazzo ne so? 6 mesi. Mica c'ho il GPS. La mente è pigra.
tende sempre a chiedere più tempo del necessario. Tre mesi. Tre mesi è impossibile. Tre mesi. Metà del tesoro. Puoi farci? Dillo. Pensavo di più. Tre mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi. Gli dici che hai trovato il tesoro. O se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto. E a quel punto? Non sarò così clemente da ucciderti. Credo di aver capito. Quindi è meglio se lo trovi il tesoro. No? Vieni. Forza. Adesso tu da Michele. Ora, però. La città più vicina è a 10 km in quella direzione, verso l'alba. Ma perché non mi porti tu? Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Oh, porca, dammi un passaggio almeno. Senti, una volta trovato. E dai. Che faccio? Tranquillo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. E dove che passi? Come fai a sapere dove abito? Buona suerte, Samuel. Chi è l'Italia? Mi dici che il tesoro era tutto... Quindi, cosa sentimentale. Casale mi ha tirato fuori. Ed eccoci qui. Brutta storia. No. Fingiti morto, l'hai già fatto una volta. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di Sant'Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Sì, come te lo trovi. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato vivo? Nulla. Sto Rafe. Beh, non mi sorprende. Ah, la sigaretta è infinita. Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... scoperto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. Se fosse un falso? È solo la croce di Sant'Isma. Non lo sapevo. La nostra era rotta e vuota, ricordi? E quella cos'è? Oh merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava era quella di Panama. Molto probabilmente sarà dentro questa. Interessante. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra tre giorni a Villa Rossi. Ok, Villa Rossi. A andiamo. Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E che no, come ovvio penseresti che no. Di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Come fai a sapere che è del mercato nero? Serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Gli era freddo. Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche. Sì, lo sai cosa fare. Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? Oh, ci sei arrivato. Noi due. Prenderla in prestito. Per sempre. Oh, no. Che non è rubare? No, Sam, giuro, no, non posso. Ho chiuso. Sì, cosa? Chiuso. Io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Tu? Non saprei. Basta. Tipo... chiunque. Adesso chi chiami? Charlie Cutter? No. Lui sì, è il numero uno no, per questi lavori. Assolutamente no. Non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Guardate il 3 e capirete perché andiamo, no sarà, Charlie Cutter. Ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. Quanto ancora? E di certo non con Alcazar. O ti finci morto o muori veramente. Queste sono le due soluzioni. Non puoi torturare qualcosa che è già morto. O non puoi ucciderlo, a meno che tu non sia su Dark Souls. Ciao tesoro, sono io. Che non muori che sei già morto. Non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... Fornaio, il fornaio delle cazzate. Le sforna proprio... Le lancia come panini. Oh, siamo arrivati a Villa Rossi finalmente.
alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. Abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Hanno chiamato anche Sullivan. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro. 5 capitoli. Da lì lo vedi. 5 capitoli senza vedere Sullivan. Il tetto. È un trauma. Chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Dobbiamo cercare la croce tutto. O no? Esatto. Cerchiamo la croce. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Sì, rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? Non ci dà buca. Perché non lo farà? O se viene beccato? Non viene beccato. Conosce chi organizza l'asta. Conversa. Chi vuoi che venga beccato? Invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Troppo facile per essere. Troppo facile. Ok, ho capito. So già che farò un casino, sparatore, esplosioni. Esplode la villa e rubiamo la croce. Parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, ho sparato tutto a caso, non è uno spoiler. Però se succede sono un veggente. Ok, è uno di famiglia. No, ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Come non fidarvi di Sully dopo tre capitoli? Tre capitoli del gioco c'entra con Sully, non ti fidi di lui. Ok, ma ammetterai che non fidarti di Sam, piuttosto. Eccolo. Visto? Segnale di lampo. Troppa fiducia fa male. Non sporcare il vestito. Ah. Non me ne frega del vestito. Chi nasce ladro finisce il video qui. Ragazzi, ci vediamo al prossimo capitolo.